Se anche voi volete V-Bucks gratis, vi invito a iscrivervi cliccando sulla campanella, lasciare un piace e commentare con vorrei V-Bucks gratis. Perfetto, tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video siamo su un altro video di Fortnite. E io ho dei capelli davvero strani. Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o almeno lo seguite, siete in questo video, e come sappiamo sicuramente le skin personalizzate sono una gran cosa che tutti vorremmo. Shoppare però non ci piace molto, ovviamente. Ma come si fa a ottenere una skin gratis allora? Beh, in questo video ve lo mostrerò. Le skin che potete ottenere sono queste. Questa qui non mi piace molto, ma quest'altra è davvero fighissima. Inoltre avrete anche questo deltaplano e questo fighissimo zainetto. Questa guida va bene sia per chi è da PC che da Play o da Xbox, ma l'importante è lavorare momentaneamente da PC. Non intendo che dovete scaricare Fortnite, ma lavorare da PC basta nello svolgimento di tutti questi passaggi che verranno svolti via internet e non via Fortnite o altre cose. Prima di tutto vi mostro che non ho le skin. Non si sa mai, magari qualcuno di voi pensa a robe strane. Il primo passaggio da fare è crearsi un account Google, se non lo si è già. Per farlo basta scrivere Gmail nella barra di ricerca e crearsene uno. Utilizziamo questa mail ora per iscriverci ad Amazon. Basta andare sul sito e andare su account, su nuovo cliente inizia qui e registrarsi. Molto bene, come vedete mi sono iscritto. Ora bisognerà attivare Amazon Prime, la prova gratuita da 30 giorni che ogni account dispone, come vedete qua. C'è da sapere che una volta scaduti i 30 giorni l'offerta si riattiva e ci vengono sottratti i soldi della carta che abbiamo preimpostato. Questo però non è un problema perché una volta riscattate le skin disattiveremo l'abbonamento ad Amazon Prime. Clicchiamo quindi su iscriviti ad Amazon Prime, iscriviti e usalo gratis per 30 giorni e poi come vedete c'è scritto che poi verranno sottratti 20 euro l'anno, ma come vi ho già detto insomma. Inseriamo i nostri dati, qui ci chiede di inserire un metodo di pagamento, potete usare una qualsiasi carta prepagata, Visa, Mastercard e poi quell'altra che c'è qua. Potete anche chiederlo ai vostri genitori se siete ancora troppo piccoli per possederne una o se non ne possedete una, assicurategli che tanto la scollegherete subito dopo aver svolto questi passaggi e vi mostrerò anche come, quindi non c'è proprio problema. Ora io inserirò i miei dati, chiaramente qua non farò vedere nulla. Una volta inserito i vari dati, facciamo iscriviti e usalo gratis per 30 giorni. Non so perché mi ha portato alla schermata di Prime Video, però non ci interessa. L'importante è sapere che ora abbiamo Amazon Prime. Molto bene, ora bisogna iscriversi a Twitch. Qua ci porta le varie impostazioni di Twitch, a noi non interessa. Nuove ricompense, Prime, Twitch Prime. Inizia prova gratuita. Cosa bisogna fare? Iscriviti per i primi 30 giorni, è gratis. E conferma, collegare il tuo Twitch a OctiClash con l'account Amazon OctiClash, confermo. Ovviamente me lo richiede perché devono essere sicuri che sia io e tutto il resto. Complimenti boss, ce l'hai fatta. Ora abbiamo Twitch Prime. Siamo tornati su Twitch e come vedete qua c'è riscatta offerta su Twitch Prime. Ma c'è una cosa da fare prima. Entrare sul sito della Epic Games con i nostri dati che abbiamo utilizzato per registrarci appunto. Qui dobbiamo andare su Connected Accounts. Dopo aver fatto clic sul nostro nome account andiamo su Connected Accounts e qua colleghiamo il nuovo account Twitch. Autorizziamo. Ora il nostro profilo Epic Games è collegato al nostro nuovo profilo Twitch. In questo modo, se andiamo su Twitch e facciamo riscatto offerta, assegnato il tuo account Twitch. Passo 1, vai su Epic Games, collega. Passo 2, effettua l'accesso a Fortnite per ottenere le tue ricompense. Ora che abbiamo riscattato la nostra ricompensa, come c'è scritto, dobbiamo andare sul sito dell'Epic Games, dove avremo questa schermata e dobbiamo cliccare su Have Twitch Prime, perché noi abbiamo Twitch Prime. Autorizziamo Epic Games a utilizzare l'account Twitch Prime. In questo modo, bottino ottenuto, riceverai la tua ricompensa la prossima volta che giocherai a Fortnite. Come potete vedere, ho sbloccato tutte le skin. Ora l'ultima cosa che ci resta da fare è disconnettere il nostro Amazon Prime. Come si fa? Andiamo su Account Prime. Qui dobbiamo non continuare, rinuncia ai benefici di Prime. E qua posso appunto scrivere termina i miei benefici. Cancella e termina i miei benefici. Molto fatto.
Come vedete, c'è scritto qua: il 31 marzo non sarà addebitato alcun costo sulla tua carta. Eccetera, eccetera, eccetera. Anche oggi ringraziamo la pura Fibetra Nelson qua. Grazie per essere iscritti. Siamo già in 50.000 e cresciamo sempre di più. Beh, in realtà siamo quasi a 50.000. Però sì, se vi iscrivete, se vi siete già iscritti, vi ringrazio. Ma se vi iscrivete, arriviamo sempre di più a 50.000 e siamo tutti insieme. Lasciate un piace se vi è piaciuto questo video. Commentate con quello che ne pensate voi di queste skin. Io ve l'ho già detto. Condividete il video con i vostri amici, così anche loro possono sapere esattamente come fare questi passaggi un po' strani. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!